Ciao a tutti ragazzi, e come promesso faremo la missione Sangue e Fango. Mio nonno ha fatto la guerra di secessione. Prima della partenza mi ha spiegato cosa fare per restare vivo, ma nulla poteva prepararmi a ciò che ho visto. Nuove macchine da guerra, come i carri armati, in grado di decidere ogni scontro. Per fortuna erano dalla nostra parte, di solito. Stavo dicendo, ecco qui. Sfondare le nemiche a bordo del carro armato Mark V Black Bass. Beh, allora, come si vedete che lì è disponibile in 30 ore, perché guarda caso ora che è uscito Battlefield 1, che devo portarlo assolutamente, wifi di merda non mi scarica nulla, ma faccio quel che mi è possibile. Ossia, andiamo al massimo. Sarebbe bello cavalcare un fottutissimo carro armato. Ribeku, non l'ho pronunciato malissimo, vabbè, sparatemi. Francia, autunno 1918. Mi sa che siamo quasi alla fine. La guerra è alle sue fasi finali, appunto. Con l'avvicinarsi dell'inverno, i tedeschi fortificano i popolini, sfidando il nemico, non riesco a leggere tutto. Schiere di fanteria trovano la morte di un tracciamento tedesco. Le mappe non cambiano di un metro. Cazzo, non ho letto. Ok, 17 ottobre, le forze inglesi preparano un grande assalto alla città di Cambrai. Non lo so, grazie al supporto dei carri armati, il comando alleato è certo di riuscire a sfondare. Il carro. Scrivete più lento. Vi chiedo solo questo. Non riesco a leggere tutto. Qui ovviamente scenario prima che era tutto, non so, pizza, colazione, roba simile, e dopo, giorno, e un frame dopo sei in guerra. Ah no, sto qua è l'autista di un ricone. Esattamente. Esattamente, è così. E il frame dopo sei nella guerra. Di impatto però forse un po' prevedibile dopo un po'. Se sei in guerra, perché te ne stai fermo? Non sto capendo nulla di nulla. Edwards. Signore, Sì, signore. Signor Townsend, Shish. andiamo. Townsend, andiamo, ci divertiremo. Divertente. Non mi sto divertendo io. Siamo in guerra, chi cazzo si diverte? Fuoco, ok. Ho esaminato Piccioni tutto da l'impianto dissezionare. elettrico Ah no, della io penso struttura. sempre male. Piccioni da Rivedremo la sezionare. situazione. Ascolta, se ho ben capito, Ascolta, io io te adesso saremo a sono Townsend. posto, Prendi ok. questa Queste informazione. taniche di benzina. Voglio Ci diamo presentarmi di fuoco? confesso. Finalmente. La donna dei tuoi sogni. Non proprio. È un carro armato. Sei stupido, forse. Era una. Ovviamente. Ragazzi, Italiani? il nostro No, nuovo no, no. pilota. Townsend non è un nome italiano. Questo qua mi sembra più Sangue e Fango. Bello. Guarda che canno c'è. E senti che motore da cinquantino proprio. Quegli anni lì era già tanto se avevano i motori. Cosa? Te parolacce. A lei Che? non piacciono le parolacce. Ma Finch. va a cagare. L'hai mai fatto? Ah, fammi Se la capire guido per cosa vuoi. 5 minuti mi Bene, esplode in McManus. mano. Ci McManus. pensiamo. Manus? Il padre dell'abisso? È roba grossa. Un vecchio gioco che. Diamo Basta. l'ordine di sfondare la linea tedesca Allora, sappiamo con che non tutte le siamo dotazioni tedeschi. Mi d'artiglieria che troviamo Finch. sa che siamo inglesi. Sì, signore. Ma. Sì, mi sa che siamo inglesi. O roba simile. Quello là è un volante alternativo, già che ti metti così. Una Di leva. Cambrai, turno raggiungeremo la città francese di Cambrai, Cambrai, l'ho pronunciato dove bene. mi hanno assicurato ci aspettano vino, donne e musica. Vi piacerà, credo. McManus, no? Ma che fanco. Sono stemmio. Ah, è fuori dal Siamo carro proprio sicuri che sia in grado. Calma, armato. McManus. Ma è un prototipo questo qua? Ricordate tutti, È fate un il vostro prototipo? lavoro. Perché se è un Aiutatemi a prototipo vicenda. esco subito. I prototipi sono fatti Pensa per anche essere. a voi. Sono fatti per Prega il esplodere. Signore abbia pietà di noi. E fine così. No. Insieme ce la faremo, giusto Edwards? Sì, giusto. Avanti, pilota! Giusto, no. Ah. Cerchiamo di guardare Black Bass. Sì, mi sa tanto che siamo inglesi. Qua vedete le trincee e che mi passa un carro armato sopra. Cosa hai fatto oggi? No, niente, ero in trincea. Mi è passato un carro armato fuori testa, ma niente di che. E tu? Ora si comincia. Come si va avanti? Con la levetta, spero. Sì, Questo sì, sì. malnato uccello perde piume. Fa la muta, McManus. Ma quale? Fai normale, giusto?
giuro che gliele strapperò una. Ah, il piccione. Il piccione potrebbe salvarci la vita. Ah, ho capito, ho capito. E i mezzi dico. Ah, se le portavano dietro. Beh, non ha tutti i torti. Ah, però, certo che di sterzata ci vuole. E la guerra finisce prima che sterza un giro completo. Cioè, per fare un 180, per fare. Hai via sbagliato direzione. Ah, ok. Tanto vale stare fermi. Santo cielo. Bello. Avete mai visto qualcosa del genere? Ma dov'è che devo mirare? Purtroppo sì. Ascoltatemi. Dobbiamo distruggere i cannoni vicino a quel mulino. Dove? Ah. E non si vede. E spara. Nuovo obiettivo. Conquista. Ah, conquista. Ops. Allora, se ci sparano con le normalissime scacciacani, non credo che ci faranno qualcosa. R2, fai fuoco. Oggi sono alleati. E non ho. Già ne ho pochi. Ah, quella! Cazzo. E le abbiamo sfiorate. E spero. Belle le case distrutte, tutto definito alla perfezione. Ci manca. Wow. O se sono mezzo impedito, non sono davanti. Ah, pensavo io, ma che è così lento? Cosa so, sono io che sto sbagliando. Ah no, è proprio il colpo l'ho sparato quasi per bellezza. E fuori tu. E stava. Aia. Ok, hai beccato lui, lascia passare noi. Lascia passare noi. Qui non è il fango, non credo almeno. Ehi, sta zitto tu. Divertente sparare quelli. Se cercano di abbatterti con la scacciacani, tu arrivi col cannone. Col cannone grande tre volte loro e boom. Allora, quelli. Ah no, non sono bianchi. Mi sa che avevano tipo un alone bianco. Pac. Non provare a salire. Artiglieria italiana. Sono alleati? Sì. Ok. O no? No, io. Se sono italiani, io giuro che non sparo ai carri italiani, sennò mi entrano i carabinieri in casa. Lo sanno già. Ah, devo star qua io. Che palle. Abbiamo. Questi qua sono alleati. Sì, sono alleati, gli sono passato sopra e non l'ho ucciso, quindi è un alleato. E fermo lì tu. Fermo. Dove stai andando? Andato via. Oh, i crocchi si ritirano. Obiettivo completato. Già al tempo si usava il termine crocchi. Pensate ora. Quanta storia ha il termine crocchi. L'altura di Kitchener. Kitchener. È un nome, mi sembra, svizzero. O no? Quale cannone? Indicami il cannone e ti. Non ribaltarti, non è come GTA. Dov'è? Vado. L'ho preso? Era quello il cannone. Giusto? Giusto. No, era quello il cannone. Muto! Eccolo. No, non è ancora finita. Oh, ce l'abbiamo fatta. Altura di. Mi dice che sono nell'altura di Kitchener. Il problema è che non so. Non vedo lo spunto in aria. 90. Fermo lì. Tipo stiamo in movimento. Sì, stiamo in movimento con un carro armato. È come dire ara un campo con un cucchiaino di plastica. Stessa roba. Fermo cannone. Tac. Oh yeah. Non ha fatto di male, eh. Ah, L1 ripara. Fermo. Sì, fermo qua tranquillo, eh. E mannaggia. 20 di vita mi ha dato, eh. È tantissimo per un carro armato. Pensando che ti possono far male solo con i cannoni. Fermo. Eccolo lì. È stato quasi divertente. Vedevo che c'era la sagoma del cannone, gli sparo e c'è dietro quello lì così con il fucile in mano, tipo cazzo. Mi ha buttato giù il cannone e adesso che faccio? L'incrocio di Beren. Un secondo. Mi sono fermato in mezzo alla guerra per vedere se stavo registrando. Sì, mi hanno sparato un po'. Bene! Il cannone da campo è andato e mi basta questo. State muti voi, anche te.
Anche te con la tua torrettina di merda. Tiè. Tiè, se guarda cosa si fa sulla tua torretta. Ma perché non si spacca? Ah, questo qua è in croce di sta fermo lì. Sembra che ti sparano. Non fanno nulla, ma ti sparano lo stesso. È ancora più facile individuarli così. Ops. No, gli si faceva una frittata. Tipo, stavano uscendo in 5. Beh, gli sparavi un cannone che... Ah, sì, sono proprio sopra la... La... No, quell'anticarro. Benissimo, l'abbiamo evitato andando avanti e indietro. Ma dov'è lo stronzetto che ci sta sparando? Dov'è? Eccoti qua, ti ho trovato. Non fa più il... E si riparano qui, ma... Ma, aspetta. No. Va bene. Punto. Aia, l'hanno riparato. Aia, no, brutta storia. Morirò insieme a voi, vaffanculo. Quel cannone. Aspetta, devo. Ok, qua siamo sicuro. Lo so. Ah, non riesce a prenderci. Ora me ne resto qui per un po'. Che riparo tutto il carro piano piano, mentre gli altri vanno a morire a fronte, ok? 48, arriviamo a 88 e siamo a posto. Ma si portano dietro i pezzi nei carri? Ecco perché è così lento. Pesano di più i pezzi che l'artiglieria. Benissimo, ora possiamo tornare a combattere. È quello lì il carro che rompe tanto? E questi qua non sono alleati. Se... Non ci riprovare. Boom. Sbuco da dentro. Paf. Col cannone, torno dentro. Adesso sbuco di nuovo. Paf, torno dentro. Non funzionava esattamente così. Ma... Wow. Mancava poco. Oh, li abbiamo presi. E ce ne ha messo di tempo. Qua abbiamo rischiato tanto. Ma tanto. Eccolo qua il carro. E sì, un altro po', mi raccomando. Artiglieria aerea di merda. Maledetti. Sì. E sì, è passato qualcosa. Qual è? Che espressione? Ah, è proprio il come si chiama? Ah, è proprio il motore che sta partendo? Sicuro sì. Sicuro sì. Sì, decisamente. Guarda, ci è arrivata una cannonata in faccia, no? Tutto bene. Ora, allora, credo che... Non è morto. No. È metà vivo. Metà. Ok, adesso è morto. Sei sicuro che è morto? Adesso? E adesso che devo fare? Ah! Ecco, non sono mica l'ingegnere di Team Fortress, che devo fare? Tac, tac. Ah, no. Ah, mantieni per usare carro armato. Ah, è così facile. È così facile? Basta che mi metto a fare leva su niente. Va bene. Esatto. Un oiettatore, ma che? Ci siamo portati dietro un oiettatore e Finch è morto, ma esci dal veicolo. Va bene. Non ne vedo. Uno. Ho fatto un Quickscope. Quickscope negli anni. Nel 1918, wow. Pessima idea. Ma sì, tanto abbiamo un carro armato. 2 secondi dopo è stato distrutto. No. Dove vuoi andare? Gli ho lasciato una falsa speranza. Ora ci mettiamo qui e ripariamo per bene tutto il resto. Intanto guardiamo se il panorama di fumo e esplosioni e case e alberi. Bello. Dov'è? Dove sei? Ti ho visto. Sei ancora vivo. Ti avevo preso anche prima. Per star sicuri gli faccio anche un secondo colpo. O meglio sicuri che prenderla anche te. Mi sa che quello era alleato. No, mi sa di no. Non c'è tutto il tempo di portare i carri avanti.
non dopo che... vabbè, niente. Questo era nemico. Nemico. Ora vedo un cannone. Tre cannoni molto cattivi. Ho fatto uno, due, tre. E questo... sì, tu sei nemico. Dov'è il cannone? Qua. Il cannone è partito. Retromarcia. Due colpi per essere sicuri. Ok, tutti i cannoni sono andati. Però prima ripariamo un pochino il carro che... sì, 56. No, un altro po'. 96. Che magari quel 20% ci salva la vita. Non si può mai sapere. Mancano tre cannoni a quanto vedo. Ok, a posto. E uno... ma che cavolo! Me li mettete così? Artiglieria... un colpo! Non ribaltate la GT! Bene così, ragazzi, avanti! Ma cosa vuoi fare? Ci è mancato un pelo. Siamo ribaltati, cazzo! Ti rendi conto? Sono riuscito a recuperare. Ecco qui l'artiglieria. Pac! Era difficile. Fatto. Nuovo obiettivo. Non ribaltia. Ecco qui. Ecco qui l'angolino, cavolo. L'angolino bastardo, ragazzi, che mi ha fatto ribaltare. Avanti, dove? Distruggi... ah, dall'altra parte. Andavo su per le pianure. Dov'è? E presa. E quella dopo, prendiamo quella dopo. Dai, che ce la faccio. L'ho presa. Sì, presa. Perfetto. Avanti così, un attimo. Non si riparerà certo da solo il... no, via. Ah, l'ultimissimo. Ora dobbiamo prendere la fattoria di Big Willy. Perché non è chiamata così? Come hanno fatto a sapere che è proprio la fattoria dei Big Wheel? Ok. Mi dispiace di chi erano i muretti, ma... li ho abbattuti. Con un carro armato. Spero che non mi faranno causa per questo. Spero. Ora, il viaggio sembra piuttosto tranquillo. Il viaggio mi sembra davvero tranquillo. Sembra che dopo non ci arrivino tipo 5 carri armati tutti in una volta. Quella là era una mitra... E poi... ci stanno mancando. Ma più per fortuna che per mancanza di mira. Questo... l'ho preso alla cieca. E mina anticarro. Sì, l'ho preso. E, eccolo qua il carro anti... Il carro anticannone, sì. Il cannone anticarro, ho sbagliato. Vabbè, la fattoria ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Possiamo anche star fermi. O forse no. E chi è che... È la bandiera in mezzo. Non potete... guarda, convinti. Intanto... ah, devo farli fuori anche. Oh, ma proprio mai, eh. Non finite mai di morire. Facciamo vedere ai crocchi che succede se fai incazzare. Infatti. Ah, mitra, potevo cambiarlo. Io che andavo giù pesante col cannone. E... con quale azione da Rambo è arrivato qui? No, è stata una roba quasi epica. Arriva in mezzo al fumo così, si ferma. A un carro armato. Un altro ennesimo cannone anticarro. Ne mettono troppi. Ormai questo posto è nostro. Esatto. Ormai questo posto è nostro. Non tecnicamente. Ma dov'è sto maledetto? Eccoti qua, ti ho visto. Oh. E via. Obiettivo completato. Non prima di riparare il carro. Che deve essere... spara, quello lì, quel corco lì sparava a me, ma non sparava a uno che gli stava andando incontro, che poi l'ha ammazzato. Vediamo. Tac, è andato. E dopo un colpo di cannone mi meraviglierei se fosse ancora in piedi. Passiamo sopra le trincee, che credo siano trincee nemiche adesso. È andato questo cannone, è andato. Mitragliatrice sistemata. Ah, perché era partita la mitragliatrice? Ho ora una bella passeggiata in pianura tra soldati che armati. Eccolo! C'è un cannone. Carro tedesco. Ci sta puntando. Mica tanto, eh! Nope. E due. Ma mi sa che se ne accorgo almeno. Bello l'effetto dell'albero che cade.
Sai che è la prima volta che interagibile? Chi è? Ma quanto dura quel carro? Lo so, mi stanno sparando. Boia. Quello era forte. Eccoti qui, non ti trovavo. Grazie per aver sparato un colpo. Distrutto. Andiamo. Dove? Altra artiglieria. Ne hanno messa troppa qui. E forse, ok, altra scampagnata in pianura tra le trincee. Stavo per affossarmi. Ma no, no. Non. Ma che cavolo? Ok, questa era una battuta del cazzo. Mi sa che abbiamo fatto volare uno. Ok, va bene. Difesa. Non ci vuole nulla, tranquilli, basta che passo. E via. Non lo sapevo. Quanti cannoni da campo mi hanno usato contro? Dimmi quanti. Ecco, ora non più. Ma gli esplosi in faccia il cannone ora, eh. Ce n'era anche uno di là, mi sa. Un altro. Toh. Dobbiamo passare. Sì, un secondo. No, fango di nuovo. E anche questa volta si passa. E anche oggi si passa domani. Come faccio qui? Ma usare i cingoli con le catene, che magari così. Così magari passi più velocemente, no? Devo riparare. Ci stavano aspettando, sul serio. Sì, non era una bella idea passare nel fango, vero? E ora? Piccione. E ora, piccione, vai, pum! Siamo potuti. Aia. Faceva male quello. Allora, il piccione è partito. Ma quello che teneva il piccione è morto. Io sono mezzo stordito perché neanche io sto capendo nulla. Prendi quel piccione, perché non lo fai tu? Senti, o moriamo qui, oppure moriamo che ci sparano, ma almeno ammazzano anche gli altri. E dai. Oh. Libera sto cazzo di piccione, che ti costa? Ok, sì, forse ti sparano. Ma almeno. Era così difficile. Non farlo, ci moriremo. Passava così. Madò.